Ben trovati a tutti i telespettatori di Caffè TV 24 Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Nordest. Apriamo questa nuova edizione con l'intervento dei Vigili del Fuoco in questa mattina alle ore 6: intervenuti in via Don Peruzzi a Rosanil Vicentino per un incendio divampato durante la notte all'interno di un magazzino edile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La scoperta dell'incendio da parte del proprietario, che questa mattina recandosi sulla struttura ha trovato ancora. L'incendio in corso ed è stato poi spento dall'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa con un'autopompa, un'autobombante e cinque operatori. Il bilancio dei danni riguarda un furgone cassonato andato completamente distrutto e un altro danneggiato insieme ad un camion, oltre ad altre attrezzature tecniche e materiale per la realizzazione di massetti e sottofondi per edifici. Danneggiata è anche parte della struttura del magazzino e al momento inagibile. Le cause le cose dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del Fuoco, mentre le operazioni di completo spegnimento, sopralluogo e bonifica sono terminate intorno alle ore undici. I finanziari del Comando Provinciale di Padova hanno invece recentemente effettuato un sequestro di oltre 800 sigarette elettroniche usa e getta, considerate di contrabbando insieme ai relativi liquidi di ricarica. Durante una fiera nel capoluogo infatti è stato organizzato un servizio mirato per contrastare il contrabbando di sigarette, durante il quale sono stati anche individuati quattro soggetti che esibivano sigarette elettroniche senza il sigillo del monopolio di Stato. Le sigarette sequestrate Contenevano infatti liquidi sottoposti a imposta di consumo e i controlli hanno rivelato che il quantitativo in tutti i casi era al di sotto del limite previsto per configurare una violazione penale. Ciò ha portato al sequestro amministrativo della merce, alla segnalazione dei rappresentanti legali della società e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, durante il monitoraggio del territorio è stato individuato un bar in provincia di Padova con sei apparecchi da intrattenimento, video e eh, terminal in funzione Durante un periodo non consentito dalla legge regionale, il titolare dell'esercizio è stato segnalato così agli uffici del Comune per l'inosservanza delle normative sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, con una possibile sanzione amministrativa fino a 9.000 euro. Oggi è stata invece inaugurata la targa dedicata agli eroi della sanità presso la rotatoria di Via Luigi Inaudi a San Lorenzo. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Antonio Foresta, l'assessore alla Cultura Andrea Colasio, e il dottor Tiziano Martello dell'azienda dell'ospedale dell'Università di Padova, con la presenza anche del colonnello Rossano Matranga, direttore del Dipartimento Militare Medico Legale dell'Esercito, con Giulio Pagnoni, abate della Basilica di Santa Giustina, il consigliere comunale Ivo Tiberio insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La targa è stata proposta inizialmente da Wanda Pellizzari, ex consigliera comunale, nel maggio 2020 e oggi è stata finalmente svelata dopo un iter amministrativo che ha ricevuto il favore della commissione toponomastica e la deliberazione della. Giunta comunale a fine agosto. La rotatoria è così collocata strategicamente vicino all'area in cui verrà pro, eh, presto costituito il nuovo polo ospedaliero di Padova Est. Il presidente del consiglio comunale Antonio Foresta, per l'occasione, ha così sottolineato l'eccellenza della sanità a Padova e l'importanza di riconoscere il valore degli operatori sanitari, elogiando il loro coraggio e ed dedizione proprio durante l'emergenza pandemica da Covid-19. L'assessore alla cultura Andrea Colaso ha invece enfatizzato il gesto simbolico di dedicare uno spazio pubblico agli eroi della sanità come espressione di gratitudine verso il personale del servizio sanitario nazionale. Wanda Pellizzari, promotrice dell'iniziativa, ha ringraziato l'amministrazione per aver concretizzato la sua proposta e ha ricordato l'importanza di onorare coloro che hanno combattuto in prima linea durante la pandemia affinché il loro esempio possa ispirare le generazioni future. L'ente di formazione del sistema confindustriale Forema ha celebrato il suo quarantesimo anniversario con un evento teatrale al Teatro Verdi di Padova che ha registrato il sold out con circa 700 persone presenti. Il progetto di teatro d'impresa in collaborazione con la compagnia Barabao, Teatro di Piove e di Sacco, ha coinvolto i dipendenti di Forema in un lavoro durato sei mesi e culminato in uno spettacolo chiamato Forema et voilà, 40 anni di esperienza nel mondo della formazione e del lavoro. Lo spettacolo, una commedia musicale romantica ispirata al mondo del musical anni 50, ha avuto l'obiettivo di raccontare la storia di Forema nei suoi primi 40 anni e l'impatto sulla comunità circostante. La compagnia Barabao Teatro ha coinvolto i dipendenti in un processo creativo, mettendoli in discussione e integrandoli come attori e autori proprio nello spettacolo. Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, ha sottolineato l'emozione dell'evento e ha suggerito che il teatro d'impresa potrebbe essere un'esperienza positiva per le aziende, non solo per raccontare il proprio valore, ma anche per favorire il team building. L'evento teatrale è stato anche l'occasione per presentare i risultati finanziari dell'anno, con un fatturato di circa 7 milioni e mezzo di euro e numeri significativi di ore di consulenza erogate e persone formate, con un particolare attenzione al settore digitale. Voltiamo una pagina perché la città del santo si prepara al Natale con i suoi suggestivi allestimenti. Che anche per il Natale 2023 ne arricchiscono il valore simbolico e senza tempo del messaggio del presepe attraverso i secoli. Vediamo. Sì, sì, è vero. A Grecia nel 1223, San Francesco d'Assisi, di ritorno dalla Palestina, infervorato dal ricordo di quei luoghi, dal ricordo di Gesù, volle rappresentare proprio a Grecia un posto beh, sì, come tradizione, ormai da 50 anni. Eh, la prologo rievoca quel preseve con le persone del posto, in costume medievale, con dei dialoghi, delle scene animate, e quindi ci sarà questa rappresentazione, ci saranno otto date, come durante il periodo natalizio, la prima ci sarà l'8 di, di dicembre. E, e poi ci sono una marea di manifestazioni, per esempio oggi, proprio oggi ricorre il quarto anniversario della visita di Papa Francesco e la firma del, della lettera Mirabile Signum, quindi ci sarà una manifestazione appunto, domani eh, verrà presentato un francobollo celebrativo, l'8 e eh, il 9 ci sarà la grande inaugurazione del presepe di Greccio in piazza San Pietro a Roma, quest'anno ci sarà proprio il presepe di Greccio e poi dopo sarà tutto un susseguirsi di iniziative che culmineranno la notte di Natale proprio con questa rievocazione storica e con un grandioso spettacolo pirotecnico che coinvolgerà tutta una via di 13 km da Rieti fino a Greccio. Senta la città dei presepi, nel senso, già sotto le scuderie. Le stesse persone collaborano anche qua. Adesso so che a Parlamenta il percorso ha fatto quattro presepi molto belli, per cui beh, oltre rispetto della fede ovviamente vuol dire anche andare a vedere qualcos'altro. Io ricordo, bambino, lo ricordo spendo quando con mia mamma ho il presepe, andavo in cerca dei muscoli, bellissimo, passato qualche anno, però il presepe lo faccio ancora per i miei nipoti, è una cosa bellissima. bellissima. L'albero per me, sì, è bello, però un po' artificiale, per esempio, è proprio vivente, per cui sono veramente contento di questa iniziativa, di quello che fanno al Basilico del Santo, avrà un grosso, grosso interesse, come sarà sotto a Palazzo Moroni, a Scuderia, poi sono degni artisti, sono degni artisti per fare cose, quindi dopo lo vedo, sarà bellissimo. Io mi ricordo ancora quando mio bambino andavo a cercare il muscolo, no, 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 adesso si compra, No, il grattare, per quanto riguarda, voi siete troppo doni, mi così. Per cui è bello, è una tradizione che io ho ancora le statuette, pensate, di quella volta. Per cui sono molto affezionato al concerto a Friuli. E sempre in tema di festività natalizie da oggi, sempre più imminenti, per domani a Padova alle ore 17, l'attesissima accensione delle luci dell'albero di Natale davanti Palazzo Moroni. E anche per questa nuova edizione della TG Nord-Est è tutto, vi lascio alla programmazione di Caffè TV24 augurandovi un buon proseguimento di serata.